Al Madet me fiol, va in stazione a Torto Anvo, che arriva col treno. Perché al volnir a sterso quando è a cavostra per tnasser i vostri custom e al vostri tradizioni. Cartoni animati da seguire non in TV ma su Facebook e YouTube, quindi potenzialmente visibili in tutto il mondo. E già ce lo immaginiamo il ragazzino cinese o giapponese intento cercare di codificare quello strano idioma. Perché i personaggi creati da Motion Toon, che nascono a Nonantola dalla mano e dall'ingegno di un giovane Tim, parlano modenese, anzi dialetto modenese. E quella che in un mondo votato alla globalizzazione poteva apparire come una limitazione, si è invece rivelata la vera marcia in più. Dato che i cartoni animati, i cortometraggi se ne vedono ovunque, se ne vedono pochissimi in dialetto, quindi abbiamo deciso di valorizzare la lingua e soprattutto creare un prodotto originale che solo qui a Modena possiamo avere. Quindi creare anche una sorta di firma sui nostri cartoni, come dico sempre, che ci valorizzi, cioè ci distingua dagli altri. E il dialetto era anche un ottimo modo per poter parlare alla gente, perché cartoni animati in italiano potrebbero dire li fanno tutti così via, ma in dialetto volevamo dare un tocco in più per creare un prodotto originale che facesse tendenza. Sandrone, la saggezza popolare, fu il primo, un corto con protagonista la maschera modenese per eccellenza. Da lì è stato un crescendo e oggi l'eco della Ghirlandeina, vera e propria serie ad episodi ambientata all'ombra della torre, spopola su YouTube, ma le idee del collettivo nonantolano sono tante. Abbiamo in mente altre serie, tra cui una che non è in dialetto, ma volta al rispetto degli altri al senso civico, che vorremmo utilizzare come prodotto per insegnare ai giovani il rispetto degli altri, della propria città, del proprio paese e della natura. Poi adesso stiamo lavorando anche a nuove serie, ma non posso dirvi niente perché, come sapete, sono idee e non si sa sempre se si possa realizzare. Purtroppo è un triste destino.